seconda serata di Arte Estate 2014 qui a Casa Giove, nella splendida location del quartiere militare borbonico con Paolo Caiazzo. Sarei io l'intervistatore, si chiama Enzo, io sono Paolo Caiazzo, quello intervistato. Paolo, ti chiederei subito, sei nato nella stessa città che ha dato i natali a un grande artista, Massimo Troisi, è stato per te fonte di riferimento? È stato faro, è stato diciamo, una luce guida. L'unico rammarico è che essendo nato anche a 200 metri di distanza da casa sua non ho mai avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, ma l'ho seguito da quando ero piccolo ed è sempre con me in scena, ogni sera lo ricordo, lo vedrete anche stasera, insomma cerco sempre di farlo ricordare anche al pubblico e ai più giovani che magari non l'hanno conosciuto. Quanto ti ha dato dal punto di vista umano e professionale l'esperienza teatrale e televisiva? Dal punto di vista umano, dal punto di vista, io penso che sia più la parte umana della persona che dia esperienza alla parte televisivo teatrale, bisogna sempre metterci del tuo, di quello che sei, di quello che hai vissuto, di come sei cresciuto, della tua famiglia, tenendo sempre ben i piedi per terra, perché il mondo della televisione, teatro e cose ha questo pericolo, ogni tanto lo fa un po' alzare, invece tornando a casa e abbracciando i tuoi figli probabilmente rimetti di nuovo i piedi per terra, quindi mi è servito molto. La tua un'ironia sempre intelligente e mai volgare. Chi sono? Mai volgare no, guardate che io sono volgare, io potrei anche esserlo volgare, solo che non se ne accorgo, lo nascondo bene probabilmente. C'è qualche modello di riferimento insomma nello scrivere, nel recitare? No, i riferimenti li abbiamo già nominati, sono in tutto il mondo della comicità che ti ha preceduto e ti rendi sempre conto che quando scrivi qualcosa c'è qualcuno che l'ha scritta prima di te, quindi non si inventa proprio quasi più nulla oramai nella comicità, ci sono delle battute che noi facciamo, poi ti scopri vedendo un film di Totò che lui l'ha fatta tanti anni fa, quindi alla fine non abbiamo inventato nulla, è solo che cerchiamo di dare lo stile personalizzato alle cose che diciamo. Sappiamo che sei anche impegnato molto nel sociale. Sì, io sono impegnato molto, no? Non sempre questo fatto, ma no, mi fa piacere ogni tanto di partecipare a manifestazioni che hanno scopi realmente benefici e poi sono sempre testimonial dell'associazione ONUS Trame Africane, che vi consiglio di andare a controllare www.trameafricane.org, che stiamo facendo delle belle cose e con il nostro poco si può dare tanto. Beh, allora ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, un saluto per gli amici da casa, per i lettori di Vivi Casagiove. Ah, voi siete i lettori di Vivi Casagiove, se vivi Casagiove, devi vivere Casagiove, esci da casa, ne la legge se, esci, vivi Casagiove, vieni qua, non sei venuto? Eh beh, ti sei perso un bello spettacolo.